Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o del male, salvare una vita o sopprimerla?». E guardandoli tutti intorno disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola di Dio. Se l'ho dato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, lunedì 6 di settembre, sesto giorno alla contemplazione al mese degli angeli. Andiamo avanti col pensiero di San Pio e anche con il santo del giorno, che sarà il Beato Guerric, un figlio spirituale di San Domenico, una persona che sarà così al fianco di un grande santo, che noi sappiamo bene San Domenico è anche molto legato a Santo Rosario. E il Beato Guerric ci insegna quanto bisogna essere così composti, come dice anche Gesù quando miracola qualcuno: ci mi raccomando, non dire niente a nessuno. Quindi la lode e la gratitudine a Dio viene fatta spesso, anzi solamente nel silenzio, poi sarà Dio stesso a vedere e a propagare il suo culto. Infatti Gesù dice appunto che bisogna essere così. Quando succedono dei miracoli, quando succede qualche cosa di grande, va ringraziato Dio e basta, va lodato Dio. Per il resto noi dobbiamo essere solamente una fonte di luce, ma quella fonte di luce appunto, come è stato il Beato Guerric, nelle opere, in opere, soprattutto nel parlare di Dio, nell'opera di essere portatori di luce senza entrare in situazioni particolari. Detto questo, il Vangelo di oggi appunto è questo. Il Vangelo è questo, appunto un classico in cui il Signore ci fa capire che il sabato va adoperato anche per le cose di bene. È vero che poi la domenica è il giorno del Signore, quindi teoricamente non bisognerebbe lavorare, non bisognerebbe fare alcune cose che in qualche maniera occupano la giornata, ma dedicarla al Signore. Ma sono tutti metodi diversi rispetto a quello che era il sabato concepito dagli ebrei. Quindi la domenica dovrebbe essere un giorno di contemplazione col Signore, ma può essere contemplazione anche andando a visitare un paesaggio, una chiesa, contemplando la creazione, non divenendo magari la domenica una giornata di lucro. Oggi vado a lavorare che guadagno, non so, 100 euro. Certo, naturalmente, se vi sono delle necessità estreme, va bene, uno può anche andare, però noi credessimo realmente nella provvidenza e avessimo bisogno di quelle 100 euro, se noi quel giorno lo dedicassimo al Signore, sicuramente quelle 100 euro verrebbero fuori anche in un'altra maniera. Ecco, ricordiamoci sempre di che cosa sia la provvidenza, di come deve essere strutturata anche la nostra fede, e mettere sempre avanti quelle che sono le volontà del Signore. La domenica è la domenica del Signore, ma se noi avessimo la possibilità di fare qualcosa di buono, dedicarla a una persona che non sta bene, oppure andare a trovare un malato, oppure se fosse possibile visitare un carcerato, o anche fare qualsiasi opera che possa essere di bene, anche dare, che ne so, la possibilità a un cane di fare una passeggiata se sia in canile, ma contemplando sempre la creazione. Quindi ricordiamoci sempre che anche la domenica, come il sabato di allora, sono giorni sacri, ma vanno rivisti in luce, in funzione di cose che possono essere utili alla società, qualsiasi cosa, anche la più piccola, anche poter portare il nostro figlio, non lo so, il nostro nipotino,
a fare un giro, una passeggiata, a fargli contemplare anche quello che è un albero, che può avere un significato, oppure portarlo a fare così un'escursione a vedere gli animali, ecco, un qualche cosa che veramente renda la grandezza di Dio ancora più grande. In quel momento lì noi abbiamo fatto qualcosa di buono. Se invece noi la domenica la dovessimo così operare in una maniera magari egoistica, abbiamo un hobby, non so, che può essere quello dei trenini, per modo di dire, allora noi passiamo tutta la domenica a incollare trenini, a incollare, a fare del modellismo, in quel momento lì non diamo gloria a Dio. Per cui, come gli ebrei, abbiamo relegato la domenica sì in una maniera così da un certo punto ossequioso, perché siamo andati a messa, abbiamo fatto tutte le nostre cose, ma in realtà non abbiamo combinato null'altro che essere così portatori di una tradizione, perché a messa si deve andare per forza, ma nulla che dà gloria a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Yeah.